Ciao, chi ha seguito qualcuno dei miei ultimi video avrà notato che ultimamente mi sto focalizzando molto sull'utilizzo di Blender. Blender sarebbe nato come un software di modellazione 3D, ma adesso ha introdotto moltissimi strumenti che si rivolgono ai disegnatori anche tradizionali. E quindi mia intenzione è preparare un corso nel quale insegno prima di tutto lo strumento Grease Pencil, che è quello che state vedendo in questo momento. È uno strumento che è molto simile a un normale programma di disegno tradizionale di quelli ai quali siamo abituati noi illustratori digitali. Tuttavia, poterlo avere in uno spazio di lavoro tridimensionale, vedrete, avrà delle potenzialità enormi. Prima di tutto, quindi, comincerò con un approccio simile a quello di un programma di disegno tradizionale e cercherò di farvi vedere come si può utilizzare Blender, prima di tutto per disegnare. In questo modo prenderemo dimestichezza con gli strumenti tipici di Grease Pencil e impareremo quindi a creare dei disegni. Dopodiché, come vedrete, per esempio, quello che state vedendo in questo video è un metodo di lavoro molto tradizionale, una matita, un inchiostro e con l'andare avanti poi ombre, luci, tutto come si trattasse di un normale programma di disegno bidimensionale. Tuttavia, Blender offre poi la possibilità di muoversi in uno spazio tridimensionale e anche di fare dell'editing al segno in una maniera che gli altri software non permettono. Il risultato, dopo, potrebbe essere quello di un disegno nello spazio che ha mille e mille modi di poter diventare utile per noi disegnatori e offre molte, molte possibilità di mille tipi, soprattutto appunto dopo a livello di modifica successiva, elaborazione, cambiamenti, mille possibilità a nostra disposizione per poter avere anche dei flussi di lavoro molto diversi dal solito. Tuttavia, siccome può essere appunto impegnativo all'inizio accostarsi a un programma completamente nuovo, l'approccio iniziale che utilizzerò sarà appunto quello di un programma di disegno bidimensionale. Quindi, se seguirete i miei prossimi video, potrete piano piano cominciare a scoprire questo strumento partendo da un punto di partenza molto normale e molto tradizionale, quindi prendere dimestichezza piano piano per poi spostarci dopo nel mondo del 3D e vedere come questo può essere davvero un software che cambia il modo di disegnare. Quindi cercherò di essere regolare, di pubblicare dei video regolari e piano piano, lezione dopo lezione, impareremo a scoprire questo nuovo strumento. Le video lezioni saranno gratuite, disponibili qui sul mio canale YouTube e tra un po' anche sul portale dell'associazione Blender Italia, attraverso la quale sarà possibile anche ottenere delle certificazioni sul corso effettuato. Potete sostenere il mio lavoro attraverso l'acquisto delle risorse aggiuntive che metterò a disposizione su Gumroad. Per ogni lezione del corso saranno disponibili file realizzati e anche a seconda di come le lezioni si presteranno, anche delle risorse aggiuntive come dei particolari progetti più ampi o dei casi di studio particolari. Comunque, in ogni caso, sulla mia pagina Gumroad, se non avete mai utilizzato Blender, è presente anche un tutorial di base per chi appunto vuole avvicinarsi al programma nelle sue caratteristiche basilari. Quindi iscrivetevi al canale, mettete la campanella se volete essere informati di quando escono i nuovi video e spero di vedervi e alla prossima.